Ma guardate qua, che bella ciclabile, chilometri di ciclabile pulita, ci si può mangiare sopra. E poi, oh mio Dio, delle cacche di pecora, scandaloso. Guardate, questo è il pezzo più sporco, perché poverine avevano sete, si sono fermate qui a bere, quindi hanno fatto un po' di sporco. Ecco, guardate il pezzo più sporco, da notare che è tutta cacca secca, perché qui l'erba è praticamente questa, quindi questo è il pascolo, quindi figuriamoci poverine che cacca possono fare. Ecco, questo è veramente il pezzo più sporco, l'unico. I ciclisti sono riusciti a chiamare degli imbarazzatissimi carabinieri, che poveretti sono venuti qui con le mani nei capelli a dire: abbiate pazienza, fate finta di pulire un po', così la smettono. Decine di chiamate per quattro cacchette secche sulla strada in un tratto limitatissimo. Questo è l'ambiente di oggi, questo è l'ambiente in cui viviamo oggi, dove non c'è minimamente comprensione, empatia e tolleranza, neanche per le cose più naturali. Però tutti a favore del green. Ecco, io invece sono a favore del color cacca, no del green, cacca di pecora sana, biologica, veramente, davvero green. E questo è quanto. Questi ciclisti, che vabbè, potrebbero avere ragione, come dico, se ci fossero magari, se fosse sporco umido, che mentre la ruota gira schizza dietro sulla schiena, ma non è proprio questo il caso. Dovrebbero ricordarsi che qua nella pianura trovano la strada, la ciclabile un po' sporca, scusate, ho i capelli che mi vanno in bocca, ma la montagna invece la troveranno pulita. Indovinate un po' grazie a chi? E vi lascio con questo punto di domanda. Ciao ragazzi, e questa è la ciclabile dello scandalo. Guardate che roba, una cacchetta, guardate che roba. Addio, 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 addio. Ciao.